non funziona. Sì, eccoci. Bene. allora sono la campanella per quelli di fuori. Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti per chi è arrivato oggi. Eh, cominciamo la sessione eh, di martedì 9 aprile eh, con una variazione di programma, come avete visto la professoressa Nicolai della Sapienza non è potuta venire. Eh, la sua sarebbe stata l'ultima relazione della sessione di ieri pomeriggio storia e sistemazione dei diritti. Quindi con eh, Elisabeth Tyler possiamo cominciare la sessione su lingua, letteratura e cultura scritta che occuperà tutta la giornata. Eh, la prima relazione è appunto la sua, Elisabeth Tyler, eh, professoressa di medieval literature all'Università di York autrice di importanti saggi e volumi proprio sul problema del multilinguismo nell'Europa medievale e soprattutto nell'Inghilterra. La sua relazione si intitola Writing History and the Politics of Language in 11th Century England, Latin, English, Norse and French. I thank give you the word, thank you. thank you. Thank you for that warm welcome and many thanks to the organizing committee Of this settimana on the 11th century for the kind invitation to participate. I'm delighted to be here this morning. This paper looks at the intersection of complex multilingualism, politics, and literary virtuosity in dynastic history writing in 11th century England. I will focus on English, Latin, Norse, and French. For lack of time, I have left out Welsh and Irish, but they are also a part of the story, a small part, but a part there's not enough time. I aim to show that an ostentatiously multilingual literary culture was a powerful political discourse. This multilingual discourse this multilingual discourse was the outcome of two conquests, Danish in 1016 and Norman in 1066, the presence of an established written vernacular English and the mobility and education of elite clerics and royal women keep an eye on those royal women my focus will lie with the royal court and closely affiliated ecclesiastical institutions especially royal nunneries and archiepiscopal circles in the 11th century we find the english court and high ecclesiastical circles at the crossroads of the Sc of scandinavian and norman worlds and closely connected to the empire the multilingualism of literary culture in England in the 11th century escapes the confines of nationalizing literary history focused on texts in either English or Norse or French and usually blind to Latin. Twice conquered 11th century England can seem like a literary dead zone between the world of Beowulf whose manuscript dates from a thousand although it was written much earlier and the 12th century renaissance Thus, 11th century, uh, 11th century, thus, England's 11th century literary culture can seem to be either a story of decline of what was distinct, native, and Germanic, or a prequel to the internationalism that was to come. Neither nostalgia nor teleology make good analytical or interpretive frameworks, so we'll do something else. The main texts that I will look at are the Anglo Saxon Chronicles, plural. Written in English in multiple versions across this period, and circa 1,100 translated into Latin, Old Norse skaldic verse from the court of King Canute, an oral form, the Encomium Emmae Regina, a celebration of the Anglo-Danish dynasty, and the Vita Edwardi Regis, a life of King Edward the Confessor, whose death without an heir brought William the Conqueror to England. I will begin this paper with a strong linguistic and political foundation before we turn to look at these texts. My approach will be to weave the political context through a discussion of languages. Although we are crossing many languages, we can talk about a single literary culture which draws them together, though not harmoniously, and this is not a story of harmony. The texts we are looking at are in dialogue or trialogue, or even perhaps quadrilogue, with each other as they debate the perpetual question: who should rule England? So let us start with a small local language, English. English, like Irish, had a long history as a written language, stretching back to the 7th century. In the late 9th century, it was promoted and institutionally supported by the West Saxon King Alfred the Great. English got another boost when it was promoted during the period of Benedictine reform from the middle of the 10th to the early 11th century. What's really important to grasp is that across the 9th and 11th, cent to 11th century, West Saxon kings, those are the dynasty who rule Anglo Saxon England, West Saxon kings and ecclesiastics instrumentalized written English as part of forging an English kingdom. By the early 11th century, English was used in almost every domain of learning and as the main language of government, even during the reign of the Danish conqueror, Canute. It was grammatized and had been standardized on the West Saxon dialect. One of those domains of learning was history writing. The Anglo Saxon chronicles were kept more or less continuously from the end of the 9th century to the middle of the 12th century. Translations of Bede and Erosius, made in the late 9th and early 10th century, were actively copied and circulated in, 11th, in the 11th century. We see here English not as a nativist or not as nativist or primarily as an access to a Germanic past, but invested in history writing from the local to the global. Turning now to Latin, sacred, cosmopolitan, universal, and diglossic in its relationship to French. Its use in 10th and early 11th century England before the Danish conquest of 1016 was distinctive. During this period, the Latin of England was dominated by obscurity. Such a Latin could only become the norm in England because English did so much of the everyday work that Latin was doing on the continent. Written Old English and obscure Latin are a pair, they enable and make space for each other. <coughs> Excuse me. But Canute's reign was not a period of flourishing Latinity of any kind in England. After his reign, he died in 1035, his widow Emma turned to a different kind of Latinity to tell her story. The encomium Emma Regina was written by a Flemish monk in classicizing Latin. This text comes like a bolt out of the blue. Emma connects many. Many linguistic communities for us. The daughter of Duke Richard I of Normandy, she married the English King Ethelred in 1002. She later married his conqueror, the Danish Canute, in 1017. She had sons by both men Edward by Ethelred and Harthacnut uh, by Canute. And thus, she found herself at the epicenter of the bitter factional politics that erupted after Canute's death. In 10, 1040, in a court divided between English and Danish speakers, she, a native speaker of French, turned to Latin, not Old English. Latin was, of course, the written language of Francophones, literate and not literate, and Emma does not appear to be literate. It thus had a long history of habits and strategies for communicating Latin texts in spoken French or other language. Languages. And we're going to be interested in those strategies, both for Latin and, as we'll see, Danish. Just before 1066, her daughter in law, the Latinate Queen Edith, also turned to a Flemish writer of classicizing Latin when she found herself caught up in the factional politics that preceded the Norman conquest. The Vita Edwardi is the result. Edith was Latinate. This is the result of education in the royal nunnery of Wilton. Which had close ties to the court. The education of secular women in these nunneries changed the place of Latin in 11th century and 12th century English political culture. Both the Vita Edwardi and the Encomium would have required explication in multiple vernaculars Danish, English, and French to do the political work that they were produced for. And both must also have been surrounded by vernacular talk. In French, English, Danish, and perhaps also Flemish. And this is important for their outsider authors, continental monks, to be able to write such exquisitely well informed texts. They knew what was going on. Someone had to be talking to them. We're now going to turn and look at Norse, moving away from Latin. Apart from runes, it was not a written language until the 12th century, but it was very widely spoken. It's, a super, it's super regional and super-regional norse in this period was used from iceland and even at times north america to the black sea as is increasingly clear it had been a language of england since the 9th century when scandinavian vikings first started to settle um, in large numbers the impact of these norse speakers on english is deep but it does not register in the written record until the 12th century in fact it's excluded it's only in the 12th century after the conquest that standardized West Saxon gave way to various um, kinds of written English which reflected the way people spoke. And at that point, we can see the huge impact of Norse on spoken English, even in the period we're talking about. Um, with Canute's conquest in 1016, a Norse speaker occupied the throne, and Norse speakers dominated the court and were the leading magnates in the kingdom. Speakers of Norse included not just conquering Danes. Emma may have spoken Danish as well as French when she married Ethelred. Her mother, Gunnar, was of recent Danish ancestry. By the time she married Canute, she was also Anglophone and ready to brush up her Danish. Edith was the daughter of Earl Godwin, an English nobleman who rose to power under Canute and married a kinswoman of Canute. Godwin and his powerful sons were Norse speakers as well as English speakers, and presumably they weren't the only Englishmen to find Norse useful. The Godwins are going to turn up, so just keep an eye on them. It's no surprise that the Vita Edwardi identifies Edith as a Danish speaker. Norse remained one of the major languages of the 11th century court and elite, even after the West Saxon dynasty was restored in 1042 it was a valuable international language a thread of this paper will draw out the continued presence of norse literary culture in 11th and 12th century england long after canute's reign english and norse were to moderate degrees mutually intelligible they had a shared poetics which went back to earlier germanic forms and which was and they were in contact with each other throughout the early middle ages yet we will see despite poetic and linguistic connections their literary manifestations keep themselves apart norse had a distinctive literary culture which flourished in canute's court in winchester skaldic verse much of which is praise poetry was composed for canute it was written in a complex and difficult meter syntactically obscure and marked by the use of kennings kennings are compressed metaphors and yeah i won't say more about them this poetry can be difficult to understand, even for a native speaker, and would have required explication, not unlike classicizing Latin. It is important to think of both of these kinds of textuality, Norse and Latin, as surrounded by cultures of explication. In some ways, Latin and Norse were not so different. And now, French. This language was fast becoming supra regional, like Danish. Or Norse, and this was felt in England well before the conquest. French is much more interesting and complex than being an alien language imposed on England in 1066. There had long been Frankish clerics, of course, in England. The marriage of Emma to Ethelred may have intensified that. French actually comes into sharper focus in the reign of Canute. He cultivated close ties to the Emperor Conrad II. And brought Lotharingian imperial clerics into the court. And these men were included both Francophones and German speakers. When Edward the Confessor returned from 25 years of exile in northern France, he brought Normans with him and he continued and intensified Canute's practice of appointing Lotharingian clerics to court. And it's easy to see that those men are Francophone. Both Canute and Edward favored these men for preferment as bishops. That is, they take, you know, the central roles, uh, ecclesiastical roles. The Flemish writers of the Encomium and the Vita Edwardi both appear to be Dutch speakers, but they could well have been Francophone as well. The point here is that French was not a straightforwardly ethnic language. It did not single Norman or French identity, whatever that might have meant in the 11th century. This point may seem obvious, but it's completely contrary to the standard narratives of English literary history. French was more multivalent than being simply a language of conquest. It was a language of Latin European mobility, and this is an important part of its success after the conquest as before. It was not, however, in the 11th century a written language in any substantial way. Rather, Latin was the written language of Francophones. French was clearly high status in 11th century England, and there are complaints about this. But any straightforward hierarchy is undermined by English's status as a written language. It has a particular kind of authority, and this continues after the conquest, especially in history writing. That was a lot of historical and linguistic context, but it's important to my argument about history writing that you see the sociolinguistic as well as linguistic complexity of multilingualism in England. Only from this position can we consider how language and politics was navigated in 11th century history writing. We'll move on now to the Anglo-Saxon Chronicle, which was begun, <coughs> excuse me, in the court of Alfred the Great in the 880s. Its starting point is 1060 when Caesar is said to have conquered Britain, and this makes clear its Latinate character. That said, <coughs> excuse me, that said, it records royal genealogies of various English kings, which include descent from the huem, I can never pronounce that word, Germanic god Woden. <laughs> so they trace themselves back to Woden, these English kings. It was the chronicle of the West Saxon dynasty, and its multiple versions point to its role in political debate, which was especially intense in the 11th century. The Danish conquest disrupts its court production, and we see it gaining associations with bishops, especially Archbishops of Canterbury and York. These men were, of course, figures at court and dealt closely with kings and magnates. Later chroniclers read and responded to its earlier entries, so it coheres and has a sense of itself as a whole text. At the same time, its form was highly malleable in the 11th century. The annals for 982 to 1023, which is what we're going to talk about here, were written retrospectively as a block by an Englishman after Canute had conquered. His coherent and elaborate narrative portrays the reign of king ethelred as a disaster marked by inept rule constant betrayals and huge payments of geld to the danes the utter low point is the martyrdom of the archbishop of canterbury by the danes it self-consciously echoes the earlier chronicle to write ethelred's failure as a mirror image of alfred the great's successes in defending his kingdom. one entry which we will look at just one. Uh, for the year uh, 1003 uh, gives us a sense of it as a text and i'm not going to read it aloud but you'll see it here um, on the screen in old english and modern english um, it gives us a sense of the chronicle as a text and also of the languages that are coming to interact in england 1003 is the year after emma arrived in normandy besides it being a good example of the bleakness of the chronicle for this period the annal is interesting from the perspective of language and literary culture first we encounter emma's french e uh, reeve so um, official french can include norman who is blamed for the danish attack on exeter then canute's father svein's army destroys wilton the site of a west saxon royal nunnery which will play an important part later in the paper the destruction of wilton looks like a politically motivated attack on a site associated with a Wessexan royal saint. This passage ends with a line which looks both forward and back in a highly literary, knowingly multilingual way, where it talks about um, Svein's ships as wave stallions. This is a poetic kenning, in, and it's in Old English rather than Norse. Old English kennings tend to be here um, as it is here. Quite transparent in contrast to many Norse ones. Norse poetry is much and prose is much more difficult. As we would expect of the prose of the chronicle, this kenning is not an old Norse loanword. But it nods in the direction of Skaldic verse, which is dense with animal kennings for the ships of Canute and Svein, where we find seaboars Brymgaltar, sea beasts brimdir, sail reindeer. Skalth and leaping steeds, um, In the context of the chronicle, our English word Uth um, Hengestus, go back, oh no, it's still there, Uth Hengestus, looks backwards. The word Hengest, which just means stallion, occurs in the Anglo Saxon chronicle only once before. And there it refers to the legendary first Anglo Saxons to arrive on British shores, Hengest and his brother Horsa, which does mean horse. So, horse, stallion and horse are the original founders of England. Within the chronicle's narrative, this reference to Uth Hengest is ominous. It draws a line between the looming Danish conquest and the earlier Anglo Saxon conquest of Britain. English rule is about to be replaced. Once he conquered England, Canute figures little in the pages of the Chronicle. This has been attributed to trauma, but this is clearly not the, the case. He got plenty of attention earlier as an enemy of the English. He is largely left out after this because he wasn't a West Saxon king. His minimal presence in the Chronicle is especially striking because Canute otherwise steps into the shoes of West Saxon kings to rule his kingdom. Notably in his use of written English for government, including law codes. These law codes, moreover, were written for him by the same ecclesiastic and courtier bishop, Archbishop Wulfstan of York, who wrote Ethelred's Laws and who has been suggested as the patron for the gloomy chronicle that we've been looking at. Canute's rule was celebrated, however, in skaldic verse. This poetry from a time when Scandinavians were in the process of converting to Christianity. Draws on Scandinavian pagan and yeah draws on Scandinavian pagan and Christian story worlds, weaving them together. Canute was an especially well-known patron of scalds, who saw his court um, and Winchester as an especially lucrative place. They produced triumphalist poetry about the Danish conquest, in which the English figure as no more than fodder for the beasts of battle, wolves, ravens, and eagles ready to eat the dead english. nothing about this poetry reaches out to the english at court. we see a real contrast between old norse canute and old english canute. from the corpus of old norse poetry about canute, i will refer to just one poem, sigvatr thortharsson's knutstrapa. there is a stanza on the slide. sigvatr tells of canute's conquest of england and his domination of norway and sweden. And his presence—he's fascinated by his presence at the coronation of Conrad II in Rome. So, Scaldic verse is doing some interesting things. Canute is celebrated as the enemy of Ethelred as he sails sails out from England uh, in dragons ships, and these are the drekar, uh, which are in bold. Fascinatingly, the language of this poem shows a pronounced Old English influence. This is poetry that has arisen from the multilingual court of Canute and from a scald who knows English, and yet it cuts the English dead, literally. The Chronicle, and the, the Chronicle and Scaldic verse talk past each other, deliberately excluding each other, even when Danes and English are working together in the running of the government in England, in English. The nature of the multilingual literary culture of Canute's court reveals, performs even, its deep political and ethnic tensions. All of this continues in Emma's encomium, to which we will now turn. As we saw earlier, it was written in response to the violent political chaos which followed the death of Canute. Emma fled to Bruges after he died, and when he, she returns, she commissioned the encomium to protect her interests. Um, and Emma's answer is for everybody to get behind the Anglo Danish dynasty. The encomium praises Svein, Canute, and Canute and Emma's son, Heather Canute, and it tries to present Edward as being Emma's son by Canute. Nobody would have believed this, um, but the point flags up her utter commitment to the Anglo Danish dynasty. So it tries to present Ethelred's son as Canute's son. In the encomium, we see a response to the exclusion of the Danes from the chronicle. It is shaped by Francophone Latin literary culture, such as that that flourished in the Norman court where Emma was a young woman. Dudo wrote for this court. Um, and it's also shaped by Old Norse. It pointedly does not draw on Old English history writing or poetry. That said, the encomium is very much in dialogue with the Old English chronicle. Which in this period, the Chronicle returns with a vengeance, literally, after the death of Canute, to recount the chaos that's going on. It's very hostile. The Chronicle does this in four competing versions, which all favor different English factions. So things were complicated. So we've actually got not just one Chronicle at the moment, but four. The Encomium engages in this debate. It's Emma's. Form of engaging in this debate, but it does so in a language which was not marked by allegiance to any side, and it can be explicated in Norse, in English, in French. I want to pause on how the Encomium brought together Latin and Norse literary traditions in order to portray Canute as a second Christian Aeneas founding a new dynasty. This is done in a very obvious way in the prologue. In the prologue, the encomius tells Emma that he is going to do for her what Virgil did for Octavian, praise her by praising her family. You can't miss this. The reader or listener is told to think about Canute through Virgil. Like skaldic verse, it has complicated poetic intertext, which can be explained. We see this play out in the fleets of highly ornamented ships that the encomius describes set sailing from Denmark to conquer England. First, Svein's ships in 1013 and then Canute's in 1016. There's a quote from this on your handout. I'll just make some points about it. Um, these two ships, ship episodes taken together use Virgilian allusion to, to portray Svein as Anchiasis and Canute as Aeneas. At the same time, Canute's ships simultaneously invoke the ships of Skaldic verse and the four evangelists. The ships of Svein and Canute carry a lot of meaning, and they are not subtle about it. Indeed, to help his reader, the encomiast even says, and this is the last line of the quotation, the encomiast even says that his description of Svein's ships recalls the ancient fable. This is an important invitation to an audience, many of whom would have needed the Virgilian stuff explained, to ask for that explanation. It appears that the Scaldic intertext, though, does not need to be explained, even to the English, but perhaps they had seen plenty of Scandinavian ships and heard more Scalds than they wanted to. The encomium does not invoke old English literary tradition. Its Virgilian and Scaldic allusions project a new Danish future for England, but it does try to keep the English on board. Unlike the Normans who Dudo traced back to Antenor, the English ruling dynasty rejected Trojan origins in favor of descent from Woden. As he tries to get all sides to sign up to support the Anglo Danish dynasty, the encomiast parallels Canute to Aeneas, but he never claims Trojan origins for him. This is a calculated response to English sensitivities, but it all comes to nothing. All of Canute's sons are dead by 1042. And Ethelred and Emma's son, Edward, comes to the throne. Thus, the West Saxon dynasty is restored, even if the king is now more fluent in French than English. The ambitious <coughs> vision of the Anglo-Danish Anglo imperial rule, argued for in the Encomium, was quickly answered in a radical reimagining of the Anglo-Saxon Chronicle. In 1045, three years into Edward's reign. At the point when he is forced to marry Godwin's daughter Edith, a new copy of the Chronicle was made. Like all versions of the Chronicle, it paid scant attention to Canute. This version of the Chronicle was carefully compiled with the Old English translation of Erosius to create an ambitious universal chronicle which thinks theoretically about time, place, language, and imperial rule, as the two English poems chosen to bridge the Erosius and the Chronicle make clear. This manuscript, British Library, Cut in Tiberius B1, as a whole, makes a case for translatio imperii et studii, presenting English rulers as imperial successors to Roman emperors in Britain, and shows us English itself, a model of vernacular language modeling itself on an imperial language. But where did it get these sophisticated ideas about writing universal history? It's tempting to point the finger at the literary culture of imperial clerics who were so central to both Canute and Edward's court. But if we do so, we must note its confident use of English and that it precedes rather than follows the innovative German universal chronicles of the 11th and early 12th century. Hermann of Reichenau, Marianus Scotus, Sigebert are all later. Regardless, we see here how politicized multilingualism acted as a stimulus to intellectually ambitious history writing the chronicle upped its game in response to the encomium the return of the west saxon dynasty did not however mean a return to monoglot english dynastic history as we see when we reach the 1060s alongside the continued keeping of the chronicle we have the vita edwardi regis this is a very complex, oh, i wait for a minute for that. This is a very complex um, prosometrical text, and I'm not even gonna scratch its surface. Anyway, complex prosometrical text. It was written for the Royal Nunnery of Wilton, and through these women, including Edith, um, one of its audiences is the court. And Wilton included both women preparing for reli religious women and lay women, lay royal women. Uh, the Vita Edwardi spins off of Boethius's Consolation of Philosophy and shares affinities with the Loire school. Its mix of verse and prose also gestures to the form of Tiberius B1, and its anonymous author had clearly read the Encomium. Also, like this earlier text, it is very explicit about its Latin poetic frameworks. It almost directly says that it draws on Virgil, Ovid, Lucan, and Statius especially. What it isn't explicit about, but which is strongly evident, is its debt to Old Norse history and myth, just as in the encomium. We see this dual lineage playing out in the text poetry, where Troy again is at stake. We could explore this um, by looking at its own Virgilian Norse ship, but I think we're sick of ships, at least I am. Um, or we could look at the way it humorously rejects Welsh claims to Trojan uh, origins. Uh, but we're not going to do that either. But remember those Welsh Trojan origins that it makes fun of. This is going to turn up at the end of my paper. What I'm going to do is look at a different episode, one that involves a monstrous tree, which combines Christian, classical, and Scandinavian themes. Um, I will leave much of its classical allusion to the side and focus only on Ovid. But before I do so, I need to say something about its particular political context in 1065 66. Edward and Edith had no children, and Edith's brothers, Harold and Tostig, brought the country to the verge of civil war as they struggled with each other to succeed Edward. Harold won, and Tostig went off in a huff to Normandy. Er, nor not Normandy, Norway, and he returns the following year with the Norwegian king. Harald is off fighting Tostig and the Norwegian king when William the Conqueror lands at Hastings. The rest, as they say, is history. The half Danish Tostig's alliance with the king of Norway reminds us how useful Old Norse was as a supranational language in the 11th century. We're just going to look at part of one poem, which is on the slides. I could not get all the Latin and all the English on one slide, so in the end, I will just leave up the English. But, well, for good, <laughs> for no reason at all, I made slides with the Latin on it too. Um, four streams pour forth in this poem from Godwin, referring generally to his children. Initially, they seem to be the rivers of paradise, nourishing England but the poem turns dark and confusing one stream ascends and tends the nestlings in the top of the tree the future hope of the english but another transformed into a serpent-like monster attacks the parental root and trunk this monster is deliberately enigmatic and hard to visualize as the streams become a tree and then the tree turns into a serpent its indeterminacy makes the metamorphosing stream more frightening with the danger not clearly recognizable, but clearly stemming from the Godwin family. I want to look at how this draws Old Norse and Ovid together. In depicting the monstrous tree, The Anonymous makes a specific allusion to Ovid's metamorphoses, taking us to the opening lines of Book 12. I've discussed this at length in print, so I'm just going to very lightly summarize it. Book 12 marks the beginning of Ovid's account of the story of Troy and Rome. The Greeks, keen to set off to war, um, are held back by stormy winds and are amazed by the strange sight of a serpent climbing a tree. At the top of the tree, a mother has built a nest for her now damned set nestlings, whom the serpent seizes and devours. Coiled around the tree branches, the serpent then changes into stone. The Greek augur interprets the slaughter as a um, as a joyful portent of the coming conquest of Troy. The Trojan parallel does not, however, entirely account for the Anonymous' stream tree serpent. This image exceeds its Ovidian model in its attempt to encompass the unfolding self inflicted collapse of the Godwin dynasty. And it is here that we again hear Norse voices, and we need a picture. In depicting the tree, the Anonymous makes recourse to Norse mythology, including to Yggdrasil, the world tree. Yggdrasil is an ash tree that links middle, that links earth, Midgard, Mid, Midyard, with the home of the gods, Asgard, whose roots, and this tree has roots that spread out through the universe. At Ragnarok, the end of the world, this tree is eaten alive to its distress its foliage by hearts, its trunk by um, decay, and its roots by serpents. One of these serpents is, is Nidhoggr, a dragon, who can take, also take flight, so he can get up into the, um, you know, like the serpent of the Vita Edwardi. He can be both in the roots and at the top. In Norse myth, Yggdrasil is situated within a divine landscape of primal rivers. On the level of political message, the calling up of Yggdrasil casts the Scandinavian ties of the Godwins as a source of danger. It also tells us much about the multilingualism of 11th century English history writing and its audiences. We see ambitious and clearly signposted engagement with classical Latin poetry. It also engages with Old Norse, but this isn't signposted, it is taken for granted and understood it would not have been taken for granted however by the flemish author of the vita this literary culture is something that would have, he would have had to have been taught most likely by queen edith herself this suggests not only the currency of norse language and literary culture in england's multilingual court but also its continued political valence i will finish this paper circa 1100 when a bilingual Old English Latin version of the Anglo Saxon Chronicle was produced at Christchurch, Canterbury, the monastic foundation attached to the Archbishop's Cathedral. This version is known as F. Even in the mixed English Norman community of Christchurch, Old English remained a language of historical authenticity. English was not written out of F, but rather English and Latin were there side by side. With the Latin largely dependent on the English. I say largely, but not wholly, because F brought material in from continental Latin text. Most importantly, it draws material from Norman annals. Inclusion of these annals allowed F to bring the Normans into the story before their arrival in England. We first encounter them as Rollo settles in Normandy, and it syncs that settlement with. Successes of Alfred against the Danes. Um, but with Rollo coming into Normandy, this is in a way an echo of Hengest and Horsa settling in Britain. Time is short, so I just want to make one very clear point about F's interest in origins and royal genealogies. The author of F systematically removes all traces from the chronicle of the claim by the English kings to descent from Woden. And he also adds an additional preface um, on the Trojan origins of the Welsh. Um, and this is, some of that is on your, uh, is on the slide. Um, and he, what he does is he excerpts something from the 9th century Welsh text written in Latin, the Historia Brittonum. But he doesn't translate this Trojan edition into English. One set of origins is removed and another is added. These are just the origins that the Vita Edwardi dismissed as fiction when it made fun of the Welsh. Um, so we see a dialogue there between the Vita Edwardi and this text. Welsh Trojan origins are looking very different, however, post conquest. The absence of an English translation of the Trojan edition points to how profoundly these origins don't fit into the chronicle. The author of F understands the form, content, and political sympathies of written English. The Encomium, Tiberius B1, and the Vita Edwardi were all literary tour de force. F, in contrast, is using language, form, and literary traditions to think hard, but the result is fragmentary. He can't yet make the pieces fit together. To conclude, I will glance ahead to the 1130s um, and the text. Um, and language that did pull together the pieces that F left as fragments. This is Gaimar's Histoire des Anglais, which is on my first slide. I hope you can remember it. Um, at its core, this is a French verse rewriting, so, Gaimar's History of the English. At its core, this is a French verse rewriting of the Anglo Saxon Chronicle, which integrates the Danes that the chronicle leaves out in fact it even claims that they arrive in britain before the english it is the first surviving history writing in french and it was originally preceded by gaimar's now lost translation of geoffrey of monmouth's de gestis britonum i will draw just two points out here first gaimar's histoire draws directly and explicitly on the authority of english as a language of historical truth he discusses the Chronicle and Alfred the Great at some length. But it is in French that he can integrate the English, the Danish, and the Welsh into British history. He can't do this. This can't be done in English. Of course, this is about expanding Norman control over Britain, not just England, the Welsh matter in a different way. But it's also about the nature of French as a supra regional spoken language that would become a supra-regional written language from outremer to italy to ireland and even france itself multilingual 11th century england before and after 1066 was a key part of that process thank you benissimo ringrazio molto elizabeth taylor per questa splendida relazione che trovo veramente esemplare anche dal punto di vista del metodo, non solo della competenza perché lei ci ha portato in questo complesso mosaico di civiltà e di lingue, inglese, eh, francese, latino, danese, ma mi sembra che abbia dimostrato come eh, diventi impossibile pensare di interpretare questi testi, anche solo quelli latini, a prescindere dal contesto multiculturale, eh, l'intreccio eh, delle compresenze eh, diventa una precondizione indispensabile per l'interpretazione di questi testi. Abbiamo visto anche come eh, la sociolitteratura, la sociologia letteraria si intrecci con la filologia, abbiamo visto l'importanza di questa versione F. E la differenza nella stessa versione F fra la versione eh, latina e quella inglese per tener conto delle aspettative del, del, di diversi pubblici. Eh, davvero ringrazio moltissimo Elisabetta Rile per, per questo contributo e spero che possa suscitare l'interesse di molti nella discussione. Passo ora la parola al professore Edoardo D'Angelo dell'Università Sororsola La Benincasa di Napoli, che eh, ringrazio. E, la m, relazione che lui eh, presenta si intitola Moudi Normand, eh, l'epopea normanna nella letteratura storiografica in latino. Buongiorno a tutti. Dunque, una brevissima premessa metodologica per mh, capire, per dire, spiegare come, come ho impostato questa, diciamo, mh, discussione su que su sul tema che vedete nella slide. Eh, il tema assegnato mi, si incentra sulla letteratura storiografica relativa alla diaspora normanna nel corso del secolo XI. Notevoli sono gli studi sulle caratteristiche delle conquiste, dalla Normandia stessa all'Inghilterra, al Sud Italia, che esaminano i caratteri delle migrazioni e la coscienza etnica dei gruppi stanziatisi nei territori di nuova acquisizione. Per letteratura storiografica si intenderà qui, dal punto di vista tipologico, sia i testi in prosa che quelli in versi, quelli che chiamiamo per comodità epica, che i prosimetri. E dal punto di vista redazionale si intenderà, eh, redazionale, si intenderà anche l'aggettivo normanno in senso ampio, diciamo. I testi prodotti sia da scrittori di origine normanna, ma anche opere di autori di origine differente. Qui di interesse, infatti, è proprio la percezione che l'Europa tutta, e non solo l'Europa, prende già nel corso del secolo XI del fenomeno della diaspora dei Normanni. Inoltre, particolare attenzione verrà riservata ai modi e alle forme onde tale produzione sia espletata, sugli elementi ideologici, sulle motivazioni legate ai fattori encomiastici e di committenza. Sul piano geopolitico, il territorio più fertile per tale produzione è costituito ovviamente dal ducato di Normandia, ma ovviamente anche dai territori oggetto della eh, successiva conquista da parte dei normanni. Più problematico è stato decidere diciamo sull'ordine dell'esposizione di questo materiale che è abbondante, opere e autori. Gli incroci degli elementi a disposizione sull'asse diacronico e su quello sincronico prospettavano infatti diverse opzioni un ordine brutalmente cronologico oppure un ordine geografico, ma il contributo prevede anche delle esposizioni poi di sintesi ovviamente e come inserirle all'interno di una delle due opzioni? Predette. L'esposizione è stata così imperniata su una chiave di base tecnico-formale, ossia letteraria, storiografia in prosa, epica in versi e poi prosimetri. Al secondo livello, scandita da quattro ripartizioni sincroniche: Normandia, Inghilterra, Italia meridionale e Terra Santa. Le discussioni di sintesi sono poste alla fine di tale esposizione, con funzione anche diciamo, di conclusioni. Partiamo dalla storiografia in prosa. La letteratura di riflessione sulla diaspora vichingo-normanna, che porta nel corso dei secoli non e decimo gli Scandinavi a creare il Ducato di Normandia, nel 1911, ha inizio con l'eccezionale prosimetro di Dudone di Saint-Quentin, vero e proprio punto di partenza, potremmo dire l'iliade dei Normanni, punto di partenza di tutta la riflessione e la scrittura successiva sull'argomento. Partiamo da Guglielmo di Giumiege. Il primo a riprendere e portare avanti il racconto dudoniano, di Dudone parlerò più avanti perché scrive un prosimetro, il primo a riprendere e a portare avanti il racconto dudoniano è il monaco Guglielmo di Giumiege, morto dopo il 1070, che scrive i Gesta Normannorum Ducum. Conosciamo nome ed esistenza del personaggio esclusivamente dalla sua lettera dedicatoria all'ormai re d'Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore. Qui lo scrittore afferma di essere stato testimone oculare di alcuni eventi del regno di Riccardo III, eh, 1026-1027. Guglielmo entra a Giumiesi durante il primo trentennio del secolo XI. Secondo Orderico Vitale, il soprannome di Guglielmo era Calculum, ma non è chiaro il motivo. La scrittura dei gesta è collocabile intorno al 1060 e prende le mosse decisamente appunto dall'opera di Dudone di saint Quentin che Guglielmo riprende e aggiorna, aggiungendovi la trattazione dei regni di Riccardo II, Riccardo III e Roberto I, morto nel 1035, e poi ovviamente le gesta di Guglielmo II. Ulteriori aggiunte vengono poi effettuate quando quest'ultimo diventa re d'Inghilterra nel 1066, portando la cronaca degli eventi fino al 1070. Jenske confronta l'opera con quella di Dudone, tra le due corre un arco temporale di circa 50 anni, giungendo alla conclusione che Guglielmo si serve anche delle descrizioni delle relazioni anglo-normanne, tra cui l'Anglo-Saxon Chronicle di cui sentivamo prima, per legittimare storicamente le vicende del 1066. Sotto il profilo storiografico Guglielmo si presenta nel complesso, nel complesso come una fonte abbastanza attendibile. Carles Davis eh, rivede la posizione critica riguardo alle affermazioni di Guglielmo relative alla successione sul trono di Normandia da parte di un figlio di Guglielmo il conquista, eh, Conquistatore, Roberto Curthose, cosiddetto, precedentemente ritenute inattendibili. Davis propone una ricostruzione che conferma le affermazioni dello storiografo, individuando quale prima versione dell'epilogo quella indirizzata a Guglielmo il Conquistatore e a suo figlio Roberto II, appunto. Ma non sono rare le deviazioni dalla realtà storica, come ha ben messo in evidenza di recente Pierre Baudouin, che confronta le informazioni su Riccardo II fornite da Guglielmo con quelle trasmesse da altre fonti coeve. Il silenzio e le contraddizioni presenti nella narrazione del Gemmeticense sono il riflesso dell'ambiguità della politica di alleanza del duca di Normandia con il re di Francia e il duca di Borgogna. Guglielmo di Jumiège. Diventa poi a sua volta, come era stato per lui Dudone, modello per la storiografia ducale successiva, sia in latino che in vernacolo. In particolare sia Robert Vas nel Roman de Rue che Benedetto di saint emore nella Chronique des Ducs de Normandie fanno riferimento alla sua opera e lo stesso Orderigo Vitale, che muore nel 1142, legge e utilizza il testo del Gemmeticense interpolandolo spesso. Passiamo a Guglielmo di Poitiers. Guglielmo di Poitiers, che muore nel 1090, nasce vicino a Pont-Audemer da una famiglia influente. Orderico Vitale ne fa un chierico che in precedenza aveva militato presso il giovane duca Guglielmo II, Guglielmo il Conquistatore. Verso il 1045 si trasferisce a Poitiers per seguire l'insegnamento delle famose scuole della città, acquisendo una profonda istituzione. Torna in Normandia, scalando le gerarchie ecclesiastiche, diventa arcidiacono di Lisieux e questo gli consente di essere un attento osservatore della politica normanna. Sempre Orderico ci informa del fatto che per Guglielmo fu impossibile proseguire dopo il 1071 la narrazione. Per via eh, della sfortuna, dice così Orderico Vitale, espressione per noi difficilmente comprensibile sappiamo se ha avuto una malattia o una disgrazia politica, eccetera. Guglielmo è autore tra il 1073 e il 1074 dei Gesta Guillelmi Ducis Normannorum et Regis Anglorum, un documento del tutto eccezionale sul regno di Guglielmo II. La scelta formale è interessante perché si inserisce nella tradizione dei continuatori di Dudone, secondo la tipologia del genere cosiddetto a cipolla, ma sceglie la strada della monografia ad personam, cioè sul solo Guglielmo. L'opera purtroppo non ci resta nella sua interezza. La parte conservata, ossia quella centrale, copre il periodo tra il 1047 e il 1067. L'edizione più antica risale al 1619, opera di André Duchesne. Ancora fondamentale, il quale si basò infatti sull'unico manoscritto allora esistente, in seguito perduto. È da, è da ritenere che dell'opera esistettero due sole copie, anch'esse attualmente perdute: la prima circolò in Normandia e fu utilizzata da Orderigo Virale e eh, Roberto di Torigny, l'altra in Inghilterra e fu nota, tra l'altro, a Guglielmo di Malmesbury. Ben informato, preparatissimo nelle arti militari, Guglielmo di Poitiers narra le imprese del duca re nel loro svolgimento cronologico, ma sono al tempo stesso una riflessione politica e ideologica sulla Normandia e sui suoi rapporti con le potenze viciniori. Si tratta di un testo a finalità principalmente panegiristica: tanto che l'autore stesso lo definisce una laus ducis. Ad esempio. Per esempio insiste sulla capacità di Guglielmo di ristabilire ordine e pace nel ducato prima e di portare avanti una successiva lunga opera di pacificazione tra Normanni e Angli dopo la conquista dell'Inghilterra. In effetti il fine ideologico maggiore di Guglielmo è quello di legittimare giuridicamente e moralmente la conquista. Egli suggerisce che il duca di Normandia sia stato... Destinato a regnare, possedendo tutti i pregi necessari per esercitare il potere legio, giustizia, fortitudo, pietas e prudenza. Guglielmo appare come il capo scelto da Dio per la suprema dignità in Inghilterra in contrapposizione ad Aroldo Godwinson, ritenuto usurpatore della corona inglese dopo la morte di Edoardo il Confessore. Ma per le cose inglesi, va detto, Guglielmo di Poitiers appare meno attendibile oltre che meno informato. Ma non è da pensare ad affermazioni imposte a Guglielmo. La passione del Pittaviense per l'opera militare e politica di Guglielmo appare sincera e lo scrittore realmente coinvolto nelle vicende. Così la narrazione biografica finisce con risultare la più efficace fonte storica a nostra disposizione sulla storia normanna nella seconda parte dell'undicesimo secolo. Guglielmo è, come detto, un testimone diretto degli eventi, conosce a fondo persone e luoghi, cura la concatenazione cronologica e, soprattutto, tenta di fornire spiegazioni agli eventi, con scarso o nullo ricorso a considerazioni religiose o metafisiche. Non a caso, i gesta sono indicati tra le possibili fonti utilizzate dai realizzatori del celeberrimo arazzo di Bayeux che descrive la conquista normanna dell'Inghilterra, in pratica della Battaglia di Hastings. La dimostrazione della legittimità normanna al dominio sull'Inghilterra è svolta grazie al ricorso costante a una retorica ispirata ai modelli classici e tardantichi. Accanto a movenze e idee ciceroniane e agostiniane, Guglielmo conosce i maggiori poeti antichi, Virgilio, Stazio, Lucano in particolare. Padroneggia la storiografia in prosa, Cesare, Svetonio e Sallustio. E. Ehm, e parte anche lui ovviamente dall'opera di Dudone, ma la sua riflessione è assai personale e eh, acuta, penetrante. Passiamo adesso all'Italia meridionale normanna, con Amato di Montecassino. Amato è uno degli esponenti più autorevoli di quella fioritura culturale, oltre che politica, che caratterizzò la vita del monastero cassinese sotto l'abate Desiderio. Biograficamente sappiamo poco, sembra sia stato originario di Salerno. Studi anche recenti identificherebbero il monaco cassinese con un santo, addirittura Sant'Amato di Nusco. Diventa anche vescovo, ma c'è impossibile accertarne la sede. L'ipotesi più probabile eh, resta quella di Anselmo Lentini, che tende a identificare il personaggio con l'amato vescovo di Pestum dal 1047 al 1058. La data di morte è da collocarsi a prima del 1105. L'opera maggiore è la Historia Normannorum, in otto libri. Il problema è che di questo testo non c'è rimasto il testo latino originale, ma un volgarizzamento in francese del XIV secolo. Il volgarizzatore, certamente italiano, esegue il suo lavoro dopo il 1343, nell'ambiente angioino di Napoli, per commissione di un conte di Militré, non meglio identificato, in un curiosissimo francese. Il testo tratta specialmente degli avvenimenti della Campania perché più connessi con la vita di Montecassino, cosa che spiega il rilievo dato, accanto a Roberto il Guiscardo, anche a, Roberto Drangaud, a Riccardo Drengo di Capua. L'arco cronologico abbracciato va dal 1016 al 1078. I tempi di, chiusura, i tempi di stesura sono discussi soprattutto tenendo presente l'accordo di Ceprano eh, del 1080. Il testo è stato scritto prima o dopo? Per certi è affermabile che esso precede il 24 maggio dell'86 quando Desiderio viene eletto Papa, Papa Vittore III. Il testo di Amato sembra infatti anteriore a quelli di Guglielmo di Puglia e di Goffredo Malaterra. Il valore e l'attendibilità dell'opera sono alti dato che si tratta di eventi accaduti durante la vita dello scrittore. L'istoria è dedicata all'abate desiderio, forse suggeritore, forse commissionante, l'impresa letteraria. Ma Graham Laud avanza l'intrigante ipotesi per cui commissionante possa essere stata Sichel Gaita, eh, la moglie longobarda del Guiscardo. Sul piano ideologico Amato ha una comprensione quasi profetica sugli sviluppi della parabola normanna in Italia meridionale, fino poi alla fondazione del Regno di Sicilia da parte di Ruggero II d'Altavilla nel 1140, quindi molti anni dopo. Hubert Huben ben disegna l'abbivalenza del rapporto del chiostro con gli Altavilla e i Drengo, seguito in questa analisi, eh, quest analisi da Laud. Il favore divino ha concesso ai normanni di portare a termine l'impresa e di conquistare l'Italia meridionale. Tra le qualità morali dei capi normanni spicca l'umiltà, spesso in evidente contraddizione con le violenze e i saccheggi che caratterizzarono le varie fasi della campagna così Riccardo di Capua fa visita a Montecassino, cui elargisce garanzie di protezione. E anche le donne svolgono un ruolo importante in questa mitizzazione dei normanni, della moglie del Guiscardo, sichelgaita, appunto, vengono decantate le lodi umane e la capacità di agire anche politicamente a fianco del marito. Sotto il profilo ideologico amato può essere definito un pareggirista Moderato. I Normanni, forti e intraprendenti, sono destinati a grandi imprese, come in altri testi omologhi. Ma mentre, del Guiscardo, in Guglielmo di Puglia e in Goffredo Malaterra, il tratto principale è l'Astuzia, in Amato se ne sottolinea il carattere di eroe cristiano e soprattutto il ruolo di popolo eletto. Dei Normanni. In questo senso, oltre che per il suo altissimo valore di fonte storica sul piano evenemenziale, l'istoria appare importantissima in quanto l'autore si propone di scrivere non una cronaca, bensì, appunto come il titolo dice, una storia etnica. Proprio come aveva fatto un altro grande Cassinese Paolo Diacono con il suo popolo nell'istoria Langobardorum. Veniamo ora ai cosiddetti cronisti baresi. Sotto questa etichetta vanno tre testi cronachistici scritti in Puglia durante il secolo XI. A questi va aggiunto il cosiddetto breve Chronicon Nordmannicum. Gli annales barenses che abbracciano l'arco 605-1043 si concludono con una lunga presentazione dell'attacco normanno in Puglia del 1041. L'Ignoti Civis Barensis Chronicon, assai striminzito nell'esposizione, copre l'arco 855-1115, ma per molti anni non è fornita alcuna notizia. Del testo non si conservano manoscritti e ci si può appoggiare solo all'edizione di muratori. La scrittura potrebbe avere legami col monastero barese di San Benedetto, sul quale riporta notizie per gli anni 978, 1112 e 1113. Più esteso l'orizzonte geostorico dei cosiddetti annales, lupi protospatari, che coprono l'arco 855-1102 e risultano molto utili per la storia di Puglia dopo la morte del Guiscardo. Il Guiscardo muore nel 1085. L'autore sembra particolarmente interessato a Matera e al suo territorio forse un esponente del clero materano, sono rimaste 13 notizie relative a Matera che trovano riscontro, nelle due cronache diciamo parallele, solo in tre casi. Ma è comunque possibile che il materiale materano sia frutto di una qualche interpolazione successiva avvenuta sul territorio di, Ma di Matera dell'opera di Lupo. Il problema costituito da questi tre testi è proprio quello dei loro rapporti genetici. Pare doversi escludere la derivazione di uno di essi da uno degli altri due. Lupo protospadario e gli annales barenses sembrano maggiormente vicini e si può ragionevolmente pensare a una fonte comune. Un'ulteriore narrazione, assai vicina a questi cronisti, è quella che va sotto il titolo di Breve Chronicon Nordmannicum 1041-1085. Questo testo è stato a lungo considerato opera di un falsario settecentesco in quanto del suo arrivo nelle mani di muratori furono responsabili Pietro Pollidori e Giovan Battista Tafuri due eruditi eh, noti molto noti per altri falsi ma Vincenzo d'Alessandro I e poi Enrico Cozzo, mediante una ricerca tra i manoscritti di Pollidori, hanno dimostrato potersi il testo trattare dell'opera di un autore filonormanno che scrive sotto il duca di Puglia Guglielmo d'Altavilla tra il 1111 e il 1127. Quest'autore sembra particolarmente interessato alle vicende della terra d'Otranto, Brindisi, Lecce, Nardò, Oria. Gesta Francorum, i Gesta Francorum Costituiscono la prima cronologicamente cronaca sulla prima crociata e una delle fonti principali sulla spedizione. Da essa, infatti, dipendono numerosissime narrazioni successive, soprattutto da parte di autori che in Terra Santa non c'erano stati. Essa è stata composta molto probabilmente durante la crociata stessa e o negli anni immediatamente successivi alla presa di Gerusalemme, cioè tra il 1099 e il 1101, grosso modo. Non si conosce l'identità precisa dell'autore, ma egli viene indicato come l'anonimo normanno. Si tratta infatti di uno dei membri del contingente crociato italo-normanno e perciò ne parliamo, guidato da Boemondo d'Altavilla, uno dei contingenti alla Prima Crociata. In un latino semplice ma efficace, il narratore descrive gli eventi della prima crociata dalla sua indizione diciamo, nel novembre 1095 al concilio di Clermont eh, di Papa Urbano II fino alla battaglia di Ascalona del 1099. Il racconto appare, pur nell'ottimismo del trionfo religioso del cristianesimo sull'Islam, estremamente realistico e concreto. Al centro la figura di Boemondo, delineato come guerriero e uomo, e uomo politico di livello elettorale, Elevatissimo, ma anche figura di grande religiosità e fede. I Gesta costituiscono sostanzialmente un diario di guerra scritto nell'immediatezza da un testimone oculare e poi è stato varie volte rimaneggiato, per esempio, da Pietro Dudebodo e da diversi altri scrittori. Passiamo adesso all'epica, partendo ovviamente dal Carmen di Astinghe-Prelio sulla battaglia di Astinghe. Ora, questo poemetto viene scoperto nel 1826 da Georg Pers e l'opera vede una nutrita serie di edizioni fra il 1833 e il 1845. Poi per cent'anni si ferma questa produzione. Nel 1972 esce una nuova edizione critica allestita da Catherine Morton e Hope Mans e nel 1999 eh, l'ultima edizione quella di Frank Berlow. Il testo, come recita il titolo, è incentrato sulla decisiva battaglia di Hastings 1066, in cui i Normanni Guglielmi Conquistatore sconfiggono i Sassoni di Harold Godwinson e conquistano l'Inghilterra. Il Carmen consta di un proemio di 25 esametri, cui seguono 400 distici elegiaci, quella lacunosi, per complessivi 835 versi. Esso si apre coi seguenti due esametri Esso si apre con i seguenti due esametri. Quen probitas celebrat sapientia munit et tornat erigit et decorat el vu salutat. l salutat. L'interpretazione vulgata è che le due iniziali puntate vadano sciolte rispettivamente con el l'Anfrancum, Lanfranco di Pavia abate al Bec in quel momento, e la W con Vido, Guido, Vescovo di Amiens. La prima parte del poemetto è dedicata ai prodromi e all'origine del celebre scontro, mentre con la terza e ultima sezione si giunge all'incoronazione di Guglielmo a re di Inghilterra il giorno di Natale dello stesso anno. Alla battaglia in sé, quindi, è dedicata la parte centrale, 279-592. Il testo presenta notevoli problemi filologici e letterari e ha visto nel corso del tempo una serie di interventi critici, dagli esiti a volte anche contrapposti. Anche Giovanni Orlandi, appunto, se ne è occupato. Le editrici Morton e Mans puntano a una lettura in chiave esclusivamente politico-propagandistica, elemento certo non assente nel Carmen. Questa lettura, però, se estremizzata, finisce col mettere in ombra alcune delle caratteristiche letterarie più interessanti dell'epilio. E Giovanni Orlandi giustamente sottolinea come l'interpretazione di alcuni passi del poemetto come digressioni retoriche utilizzate solo per coprire le debolezze dei normanni non regge alla luce di un confronto con altre opere epiche simili. L'utilizzo potente della retorica è tipico dell'epica latina tutta. Il proemio, con richieste di correzioni all'Anfranco, è un topos tipico dell'esperienza storiografica normanna. Infine. Tra le scelte celistiche dell'autore va sottolineata la struttura prologo in esametri più testo indistici, che è una eh, piccola, non unica, ma piccola anomalia, diciamo, eh, nella tradizione epica. La più rilevante delle problematiche riguarda l'attribuzione. Morton e Mans propendono per l'assegnazione del poemetto a Guido Damien, arcicappellano di Matilde di Fiandra, la moglie. Del Conquistatore, fra il 58 e il 1075, anno della morte di questo Guido. Non è d'accordo con tale cronologia White, eh, il quale dice: Guido Damian muore prima del 1075. Davis afferma che la data di composizione non può essere il 1067, cioè subito dopo Hastings, e che va ipotizzata una redazione addirittura dopo il 1125. A suo parere, infatti, i versi 329-334 sarebbero indirizzati a uno dei figli di co del conquistatore, Guglielmo il Rosso Rufus. Il luogo di redazione sarebbe da identificare con la Francia del Nord. Inoltre, lo studioso inglese individua le motivazioni della scrittura non in aspetti storiografici o ideologici, bensì attribuisce la stesura a una mera esercitazione eh, letteraria. Andiamo all'Italia meridionale, Guglielmo di Puglia. Nella produzione storiografica italo-meridionale relativa alla conquista normanna, spicca l'unica opera epica in versi, i Gesta Roberti Viscardi, ascritti a un enigmatico Guglielmo di Puglia. Si tratta di oltre 2.800 esametri, suddivisi in cinque libri, con un prologo e un epilogo. L'opera è redatta su commissione principesca del duca di Puglia Ruggero Borsa figlio di Roberto il Guiscardo. L'autore presenta se stesso come un nuovo Virgilio, laddove Ruggero Borsa e Papa Urbano II rappresenterebbero, in questa sorta di ideale analogia, rispettivamente Augusto e Mecenate. I gesta si inseriscono nel filone celebrativo ed, encomi ed encomiastico ad personam, che stiamo vedendo caratterizzare eh, parte della letteratura normanna. Armando Bisanti ritiene Guglielmo un ottimo retore, un buono storico, ma pessimo poeta, freddo e psicologicamente rigido, una freddezza che lo fa apparire distaccato dalle tematiche proposte. Sotto il profilo ideologico, il testo è una sorta di grande panegirico dell'Alta Villa, cioè del Guiscardo, e dovrebbe essere di conseguenza, conseguenza antibizzantino. In realtà, interpretazioni recenti portano a un capovolgimento della lettura corrente. È il caso di Paul Brown che sottolinea tre aspetti dei gesta Roberti. L'evidente simpatia di Guglielmo per l'impero orientale, la sua probabile padronanza del greco e delle fonti bizantine, tra cui Giovanni Scilizze, e infine la particolare attenzione rivolta alle Mulieres bizantine, delle quali viene sottolineata più volte la Virtus. Per la questione dell'identificazione biografica dell'autore, restando alla riflessione più avvertita, Francesco Stella introduce l'innovativa teoria che potrebbe trattarsi di un franco. Christian Guzzo ritiene che Guglielmo era verosimilmente longobardo di origine e vedeva nei normanni gli eredi della propria etnia. Di recente chi scrive, cioè io, ritenendo che il cognome Apulus dica effettivamente poco, Leggendo tra le righe, crede di accertare come nella narrazione detenga un peso rilevante la città di Giovinazzo, che sta in provincia di Bari. Mentre Bari più baresi mostrano 32 occorrenze e sono sotto le 5 occorrenze tutte le altre città di Puglia, Giovinazzo ne fa rilevare ben 10. Occorrenze in cui emerge un comportamento sempre positivo dei giovinazzesi, definiti gens fida, turba fidelis, gens non territa, eh, gens non territa armis, stat fortis, eccetera. In buona sintesi, con tutta probabilità, Guglielmo: questo Guglielmo di Puglia, è un normanno stanziatosi in Giovinazzo oppure un locale, un longobardo, probabilmente originario di Giovinazzo. Si tratta quindi. Si trova quindi a operare tra il conte Amico II di Giovinazzo e suo figlio Goffredo di Molfetta. Tale, ipose, tale ipotesi consentirebbe di ridurre la forchetta cronologica di composizione tra il 1095 e il 1097. Andiamo adesso alle opere eh, scritte in prosimetro, partendo proprio da Dudone di Saint-Quentin, che dicevamo all'inizio essere. All'origine di tutta questa letteratura. Dudone di Saint-Quentin, morto prima del 1043, è decano della collegiata di San Quintino in Piccardia. Nel 986 viene inviato dal conte Alberto I del Vermandois per un'ambasceria presso Riccardo I, duca di Normandia. Dudone fa un'ottima impressione alla corte normanna e trascorre alcuni anni in quel paese e durante un secondo soggiorno che scrive i libri Tres de Moribus et Tactis Primorum normannie Ducum la sua storia dei duchi di Normandia su invito commissione del duca Riccardo I che muore nel 996 incarico poi rinnovato dal fratellastro del duca il conte Rodolfo di Vri e poi dal figlio Riccardo II il testo è esteso fra il 1015 e il 1030 con una dedica al vescovo Adalberone di Laon con richiesta di correzioni e va dall'852 al 996. Si parte dalla fondamentale figura di Rollone, fondatore del Ducato nel 911, proseguendo con i suoi discendenti Guglielmo, Guglielmo I Lungaspada e Riccardo I. Se come sembra, Dudone non ha consultato alcun testo precedente come fonte, avrebbe ottenuto le informazioni da resoconti orali, per gran parte forniti da Rodolfo di Vri. Questo aspetto ha condotto eh, più di un critico ad assimilare il demoribus quasi al genere romanzesco, quindi quasi al limite dell'inaffidabilità. Qualche fonte scritta comunque dovrebbe esserci stata. Opere agiografiche carolingie, come La Vita Sancti Germani di Enrico di Oserre e La Vita Sancti Lamberti di Stefano di Liegi. Ma anche la tradizione costituita dalle fonti volgari scandinave sulla saga vichinga, soprattutto nei primi due libri dell'opera, l'abbiamo visto anche prima con la collega, nei primi due libri eh, si ritrova un'affinità con lo stile e l'organizzazione della saga nordica. Ma al di là di sicure mitologizzazioni e o demonizzazioni, l'opera di, di Dudone una notevole, uh, rivela un notevole valore documentario. Essa è divisa in quattro parti: Astingo, Rollone, Guglielmo I, Riccardo I. E diventa la fonte primaria per svariate scritture successive, cioè il nucleo della cipolla cosiddetta. Poi, tra un secondo, vedremo meglio e cioè Guglielmo di Jumiege, Guglielmo di Poitiers, Roberto di Torigny, Ugo di Fleury, Orderico Vitale stesso, Stefano di Rouen, eccetera. Benjamin Paul studia come gli autori successivi abbiano appreso, rielaborato o rifiutato i contenuti del Demoribus. Sul piano ideologico, Dudon inserisce, come detto, anche elementi leggendari. Tra questi la leggenda eziologica normanna. È in questo modo che egli costruisce l'identità normanna sul legame tra casa ducale, terra e gens, e si svolge in tre fasi fondamentali. Nella prima si ha la presa del possesso del territorio e la fondazione del nuovo regnum attraverso il favore divino. Nella seconda si ha una sorta di santificazione della famiglia ducale. Infine, nella terza fase si attua la netta distinzione dei Normanni dai Franci circostanti. È notevole sotto il profilo storico letterario la scelta formale di scrivere un prosimetro con oltre 90 pezzi in versi alternanti le parti in prosa. Per di più la metrica di tali parti versificate è assai varia. Tale scelta ambigua, detto tra virgolette, di Dudone va in direzione di un matrimonio tra storiografia ed epica, che è una scelta al tempo stesso estetica e ideologica. Segnalata la tesi un po' eccentrica di Jacques Lemao, secondo il quale l'opera non sarebbe un testo originale di Dudone, bensì la riscrittura di un'opera perduta scritta da un cappellano del duca Guglielmo I, va evidenziata la ricognizione completa della tradizione manoscritta, grazie alla quale Benjamin Pohl accerta come la funzione primaria del testo. Così come voluta dall'autore e dai committenti, è quella di promuovere la dinastia normanna mettendola sullo stesso piano delle potenti famiglie aristocratiche che regnavano sui territori confinanti. Proprio la scelta del prosimetro conferma questa intenzione e il codice Rouen, Bibliothèque Municipale 1173, nel quale il testo avrebbe dovuto essere accompagnato da un complesso programma di miniature, un vero opus pictum, come attestano gli spazi riservati, poi le miniature non sono state fatte, dimostra l'intenzione di produrre una storia illustrata con una sequenza precisa di disegni a supporto. Immagine. Un manufatto, insomma, destinato a un uditorio di corte o che avrebbe dovuto rappresentare un dono politico rivolto a persona o istituzione rilevante. Dudona dunque come fine la giustificazione dell'emergere dell'identità nazionale di un popolo che vive ai margini dell'impero carolingio, esattamente come Viduchindo di Corvaico i Sassoni, adottando gli stilemi della narrazione tipici della scuola carolingia e attingendo da modelli quali Beda e Paolo Diacono per l'idea di una storiografia etnica. Gli intenti panegiristici sulla, di sulla dinastia toccano vertici addirittura agiografici nel caso del duca Guglielmo Lungaspada morto nel 942 figlio di Rollone il grande Rollone eh, a parere di Pierre Bouet che dimostra Dudone buon lettore di agiografie nel terzo libro dedicato a Lungaspada appare evidente questo tratto si delinea una sorta di speculum principum a esempio delle generazioni future, incitando il lettore a imitare le virtù cristiane del duca nel disprezzo delle cose del rene, mostrando la via della, della santità in vista della beatitudine celeste. Santità che diventa garante dell'efficacia delle imprese di Guglielmo e santità poi sublimata dall'assassinio che subisce Guglielmo, che lo rende un vero martire. La morte è il prezzo che Guglielmo deve pagare per rispondere all'appello della vita contemplativa. Goffredo Malaterra. È monaco a Catania, stiamo in Italia meridionale eh, adesso, ed è autore del Derebus gestis Rogeri et si, eh, Rogeri Calabria et Siciliae comitis et Roberti ducis fratris Seius. Cioè, parla di Ruggero, eh, Conte di Sicilia una storiografia etnica strutturata come monografia ad personam, in quattro libri che, ab che abbraccia un ampio tratto di storia normanna, dalla fondazione del ducato fino al 1098. Gli elementi biografici che possediamo emergono dall'epistola con cui lo scrittore dedica l'opera ad Angerio, Vescovo di Catania. L'agnomen Malaterra non fornisce elementi apprezzabili. Più indicativa l'espressione che lo vuole provenire Ex Partibus Transmontanis, che sicuramente fa riferimento alla Francia, ma non, non, non è chiaro da quale regione. Oscura anche l'affermazione per cui l'autore dice di sé di venire dalla vita attiva di Marta alla tranquillità di Maria e Lazzaro. Probabilmente indica una lunga vita laica seguita dalla monacazione. L'incrocio degli elementi conduce al quadro seguente. Goffredo, giunto in Sicilia dopo il 1091, è monaco a Sant'Agata di Catania, sotto l'abbaziato di Angerio. Che poi appunto nel 1091 viene elevato dal conte di Sicilia Ruggero I all'episcopato etneo. Ma, come chi scrive ha dimostrato nel 2003, le lettere proemiali di questo Derebus sono in realtà due: cosa sfuggita all'editore Pontieri, però poi accolta nella nuova, edizione, nella nuova edizione da Maria Agnès Avenel. Prima una lettera diretta a tutto il clero di Sicilia. Poi quella al solo Angerio. Tale scoperta consentiva di accertare una serie di elementi assai importanti, relativi da un lato al preciso rapporto con la committenza, cioè col Conte Ruggero, dall'altro al metodo di lavoro stesso, fondato sull'ascolto di relatores. Interessanti l'idea di una fruizione anche performativa, cioè con una lettura pubblica del testo. E Dopo di, questa, dopo di questa lettura pubblica, alcuni esponenti della Corte muovono delle critiche cui Goffredo risponde con il secondo prologo, cioè con quello indirizzato al solo Angerio. E quindi con i due prologhi possiamo ricostruire tutto questo. L'impostazione monografica malaterrana è più etnica o più ad personam? Certo, punti di contatto con la grande storiografia barbarica sono individuabili, soprattutto la metafora della conquista normanna come un combattimento erotico, da una parte i virili guerrieri del nord, dall'altra la terra di Normandia e di eh, d'Italia, descritte come una donna dolce e sensuale. E poi i normanni di Malaterra sono accomunati dal mos insitus, dalla bellica virtus e dominandi cupiditas, che rendono ineluttabile la loro folgorante palabola notevole rilevanza è conferita alla fortuna in quanto elemento propulsore della storia umana, topica in, gra in gran parte derivante a Goffredio da Sallustio. Ma a ben guardare, tale chiave storografica serve a spiegare i rovesci occasionali che colpiscono i normanni, con la classica immagine della ruota che dispensa ora favori, ora problemi, non la loro parabola storica complessiva. Veniamo adesso e concludiamo a delle riflessioni, diciamo così, di sintesi su quanto abbiamo esposto. Nella, nella relazione scritta ovviamente ci saranno almeno altri due o tre testi di cui non riesco a leggere eh, oggi a, a voi. Quindi passo diciamo, a, queste, a queste sintetiche conclusioni. Eh, forme della narrazione e relazioni reciproche. La scelta del prosimetro come forma espressiva per la biografia reggia e nobiliare è dunque l'elemento formale maggiormente caratterizzante la scrittura storiografica normanna. È possibile tracciarne abbastanza agevolmente la genealogia. Alla base di ogni ulteriore sviluppo di questa traiettoria si colloca l'opera di Tudone di Saint-Quentin, l'abbiamo già detto. Nel 1994 sono uscite due monografie sulla storia del prosimetro tra Antichità e Medioevo, una di Peter Dronche, l'altra di Bernard Pabst. Lo studioso tedesco individua la discendenza del prosimetro normanno più dalla tradizione boeziana, diciamo così seria, che da quella della satira menipea antica, come è per esempio Per Gunzone di Novara, Anselmo di Besate, Benzone d'Alba, che utilizzano il genere per performances satiriche, se non addirittura grottesche, sul modello di Seneca e di Petronio, mentre forse Liutprando da Cremona è collocabile come in una sorta di via di mezzo tra, tra queste due possibilità. D'altra parte, un approccio alla storiografia medievale che tenga conto non solo del dato evenemenziale o ideologico, ma anche della tradizione manoscritta e delle caratteristiche letterarie, solo recentemente si è consolidata a livello critico. Lars Mortensen ha dimostrato che a partire da Bernard Guenet è venuta affermandosi un'attenzione maggiore alla necessità di una concomitanza degli studi coticologici, stilistici e storico-testuali e individua due casi significativi della flessibilità testuale e stilistica che può caratterizzare nei secoli questo genere di testi. Individuo proprio il prosimetro di Dudone, ripreso e compendiato nel secolo successivo da numerosi scrittori, e i Gesta Francorum, presenti nei manoscritti con significative modifiche e ripresi da altri autori con ampie trasformazioni. Goffredo Malaterra, poi, adatta il prosimetro alla monografia ad personam, piuttosto che alla storia dinastica, esattamente come farà pochi anni dopo Rodolfo Di Con ad Antiochia col suo prosimetro dedicato a Tancredi d'Altavilla. La storia di una dinastia o di una serie di regnanti è, ovviamente, spesso per la vita di un singolo scrittore. Un never-ending story, che lo scrittore muore, ma la dinastia va avanti. E le continuazioni di quel racconto difficilmente possono non tenere conto alcuno degli ev eventuali precedenti. Quindi lo fanno e aggiungono il decorso cronologico successivo. E questo è il, 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 il sottogenere storiografico cosiddetto a cipolla, per via degli strati successivi che vanno ad aggiungersi al nucleo originario. Poetica, ad esempio, tipica della scrittura analistica altomedievale, e quanto accade in maniera assai evidente per la storiografia riguardante i Duchi di Normandia, da Rollone in poi. Elisabeth Vanutz ha delineato le reciproche relazioni fra le tre redazioni dei Gesta Normannorum, Ducum, rispettivamente di Guglielmo di Giumiece, Orderico Vitali e Roberto di Torigni. Sulla stessa scia, Lea Shopkov, a parere della quale i sei maggiori storiografi normanni, Dudon di Saint-Quentin, Guglielmo di Ciumesi, Guglielmo di Poitiers, Orderigo Vitale, Roberto di Toregnie e Stefano di Rouen, riprendono liberamente dai propri predecessori, adattando dunque racconti precedenti alle esigenze narrative e ideologico-politiche del loro presente. In Italia Meridionale tale tipo di soluzione Narrativa è meno frequente, ma non assente. I cronisti baresi, per esempio. E, e poi le grandi cronache monastiche eh, e lo stesso Falcone di Benevento. Questa. Sì. Uh, sì. Questa uh, questo probabilmente a causa della diffrazione politica con cui si verifica la conquista normanna, che fino al 140 porta alla creazione di almeno tre grandi stati, non c'è unitarietà in Italia eh, meridionale. Lontani dalle dinamiche del potere centrale sono invece il Chronicon Beneventanum di Falcone e paradossalmente anche il Derebus eh, circa Regni Siciliae Curiam Gestis dello pseudo Ugo Falcando, uno che sta dentro la corte ma ne denuncia gli eh, intrighi. Un'altra caratteristica peculiare della scrittura storiografica normanna è il suo rapporto con la possibilità di performanza orale. Dei testi scritti, cioè l'oralità. Questa soluzione parte già da, con l'opera fondamentale di quella eh, tradizione, cioè eh, Dudone di Saint-Quentin. Bernard Bagrac, ad esempio, ritiene che del, dal prosimetro latino possa essere stato derivato un estratto in dialetto franco-normanno destinato a un uditorio di eh, nobili laici. Eh, Benjamin Paul è d'accordo con questa situazione e eh, abbiamo già visto come, per Malaterra, la lettura orale del testo era, diventa addirittura decisiva per, per cambiarne anche la lettera dedicatoria. Ultimo, ultimo elemento di cui vi parlo è il concetto di normannitas. Sul piano ideologico, uno dei temi fondamentali della produzione, qui in esame, è certamente il tentativo che potremmo definire etnico-psicosociologico, di individuare un DNA comune ai normanni dei tratti generali che ne potessero spiegare eh, diciamo, le conquiste e le vittorie. Emily Albuana, valta, analizzando la struttura e il modello compositivo di Dudone, rileva come costui attui una rappresentazione del progressivo incivilimento e della cristianizzazione dei normanni. E Pierre Bouet indica nel favore divino uno degli attui alla base della superiorità dei Normanni stessi. Questo succede anche in Italia meridionale, sia pure in maniera meno evidente che per quanto riguarda ehm, i duchi di Normandia. In buona sintesi, l'identificazione di un DNA comune, la cosiddetta Normannitas, è possibile, sia pure con sfumature diverse, da scrittore a scrittore. Ed è questa che consente e connota e giustifica i successi militari e politici. A emblema di tale ideologia può assurgere la battaglia di Cerami. Sicilia Orientale del 1063 ne parla Malaterra. Da un lato l'eroismo io l'ho definito Termopilano Termopiliano di Serlone di Altavilla che con soli 30 normanni sconfigge 3.000 eh, saraceni. Dall'altro un'apparizione di San Giorgio consentono a Ruggero I di avere la meglio in uno scontro praticamente decisivo per la conquista dell'isola. Grazie. Benissimo, ringrazio molto Edoardo D'Angelo anche per lo sforzo che ha fatto poi per eh, ridurre l'estensione della <coughs> relazione, ma soprattutto per il panorama eh, ampio e documentatissimo che ci ha fornito da par suo Edoardo. Eh, esperto di storiografia normanna che ha studiato e ha editato da decenni e quindi pochi come lui potevano fornirci una informazione di questo tipo. Credo che eh, anche i punti di contatto con la relazione di Elisabeth Tyler siano emersi eh, più di uno e penso che potranno essere una base ideale per la discussione. Possiamo ora fare una pausa di un quarto d'ora, come sempre ritrovarci alle 11.35. Eh, qui, a fra poco. Panella. Bene, riprendiamo i nostri lavori con la discussione sulle due relazioni che abbiamo ascoltato. Eh, prima di cominciare, devo leggervi un avviso per, che riguarda la giornata di domani, mercoledì 10 aprile. Si rende noto che la cerimonia di consegna dei diplomi ai vincitori il concorso per le borse di studio della settantunesima settimana avrà luogo alle ore 12.30 al termine della sessione mattutina delle lezioni. Le discussioni devono quindi terminare entro le ore 12.15 al più tardi. Bene, allora. Eh, Chiedo eh, a chi vuole intervenire di prenotarsi presso Roberto Arelli eh, o di chiedere il microfono e poi iscriversi nella lista degli interventi. Eh, possiamo cominciare dalla relazione di Elisabeth Tyler, ma essendo molto contigue e comunicanti eh, si può lasciare libera la scelta. Sì, Roberto mi ricorda che per ragioni editoriali, ricordo a tutti che la discussione, sia le domande che le risposte, viene pubblicata negli atti, quindi è un momento eh, particolarmente solenne, diciamo così, della tradizione del CISAM. Ci sono domande per Elisabeth Tyler? Uh, um, io avevo... Cioè, perfetto, va ah, eh, eh, come um, Lo conosco. Vim <laughs> <laughs> verbal. Ciao. So, grazie. Um, grazie per, um, thank you, first of all, for the, for the wonderful te text, uh, Elisabetta. I was really, I was impressed once again with the, what you... The, all the information that you gave, yeah. um, and of course you were all the the linguistical, the multilinguistical part of this uh, this, uh, this this culture that actually is growing in the in the 11th century. Uh, you talked about influences, especially literary influences. I mean, there were there was a dialogue going on between the different uh, the different cultures, the literary traditions. Uh, you know, and that as, a, as you, I, I did in my paper, you know that 11th century in the continent. And especially under Norman influence, you also have a new poetics going on. Uh, this, this entirely dialectical poetics, and I just wanted to know if you could find something about this new dialectics in the literary cultures, if I may it like this, um, in uh, in England. That's a good question. No, that's a good question which i have not considered but is worth thinking about, i mean, especially since the poetry of the vita edwardi is very closely tied in with loire poets. i think Bogie and hildebert had read it. Mm. Um, it comes from the same nunnery as muriel, to whom they write. and perhaps that would be a useful way of thinking. i didn't talk about this, but it, it's verse and prose. Um, and the prose is very pro the godwins. This family who the poetry despises. Um, and so it sets up those two things together. So <laughs> you could say, Siked known. Um, and also, um, it's very interested in doubling. So not just the it is also in two books. It has a prologue uh, and then the first book, which is prosometrical and is a, a secular life. And then when everything falls apart, it says, okay, I'll start again. And it writes another um, p poetic preface, and then it gives a prose saint's life. So it's constantly putting two different forms against each other, um, which may, I haven't thought of it in those terms, but I think, I think you might be right. It's the most complicated text you can imagine, really. Bene. Prego. Uh, thank you very much for your very interesting Chiara Falluomini. Carla Falluomini. Uh, Università di Perugia. Uh, thank you very much. Um, I was very interested in, uh, in these new lexical formations uh, uh, you talked about. Uh, in particular, uh, I, I love your sample. Uh, <laughs> Could you add uh, some words about it? <coughs> mm. That's a good question. Um, I think that one is so interesting because it seems to me a response to Old Norse, which in fact, all written Old English keeps out just so strictly. So I, I think it's fascinating. Mm. I mean, you, you can make compound words all the time in Old English, <laughs> as in German. But this one, I think, is special because it's self-conscious about that linguistic tradition. It's new. It's a. It's a. Um, what do you call it? Um, when something occurs only once, um, doesn't matter. It only occurs once, and he uses a very unusual word, hengist. Um, so actually, it's quite a difficult for for an old English compound. It's a little bit opaque. So I think. It's really almost excruciatingly aware of the way Old English and Old Norse keep each other out, and yet it lets it in, but in Old English. Um. Thank you. Uh, other questions, comments? Um, I, I have a little curiosity about. Uh, um, uh, something you you say twice about uh, oh the role of the French uh, uh. Uh, language yeah, as yeah. a supranational uh, mm. um, spoken language yeah. uh, or even language of latin european mobility not just uh, england and uh, french mm. but european uh, given that you speak about orality mm. uh, uh, where did you get uh, the evidence uh, mm. of Orality mm, mm, in written sources. Yeah, well, I think well, it's simply because we know the Normans are, like many people in uh, Western Europe, are French speakers. There's, but I mean, what I haven't been able to find is precisely that that evidence of the impact of French mm. orality on the text, in the way you can find the impact of Old Norse. Mm -hmm. it, but at the same time, we know who is in the court in England. Um, and we know that there are French speakers. We know there are French speakers who are Norman, French speakers who are Flemish. We also know, I mean, Michel Paris wrote that wonderful article many, many years ago about how important Francophones were among imperial clerics who were used by the emperor as diplomats. Um, okay, so And so, and Canute's court and Edward's court is. Packed with imperial clerics. Mm -hmm. And I forget by what date, let's make up a date, say <laughs> 1060. Every single bishopric in the West Saxon heartland is held by an imperial cleric, mm -hmm. except one, <laughs> which is held by Leofric of Exeter, who was educated at Liege or two. Mm -hmm. So I think, and when Edward the Confessor returns to the continent, he returns with Robert of Jumiège, Leofritch of Exeter, and Herman the Lotharingian. Okay. So I think we've vastly underestimated the role of the yeah, French as a language also of the empire. Yeah. And so when you think later about French writing in northern Italy Yes, but it is something, something more supposed than yeah. demonstrated. demonstrated okay. yeah. Except That's it's, but it's okay. not supposed that we know that the court is full of French speakers exactly, from very that, different okay. cultures, but yeah. I'm not, and maybe one could, but I'm not a romance philologist. Maybe a romance philologist could figure that out for okay. the text, but, but the encomium and the Vita Edwardi the place name suggests that the first language of the authors is Flemish. Okay, yeah. but, that, but Flemings often speak French. Uh, that's, that yeah. was my point of yeah. interest, yeah. that is a, a kind of a visual yeah. post colonial mm -hmm. uh, consideration yes. of, of that. The, mm. the, uh, the influence of the second language on, on the first, on the first yeah. one. Yeah, yeah. Uh, yeah. But it's not so yeah. simple. I mean, when we t do English literary history, it's always bad French. Conquest language, squashing everybody down. You <laughs> think, no, it's so much more interesting. <laughs> Thank you for that. Um, altre domande, altrimenti passiamo al professor D'Angelo, a relazione sulla uh, storiografia cronachistica normanna. Prego. Buongiorno, Silvia Mangiator, di Università di Roma da Sapienza. Intanto volevo ringraziarla per la lezione, per questa panoramica che ha offerto sulla storiografia latina nel Mezzogiorno, come già precedentemente nel suo scritto omonimo. Mm. <ride> eh, volevo chiederle se potesse soffermarsi per un momento sulla questione della, della lingua e della prosodia nell'opera di Guglielmo di Puglia, eh, in quanto. Eh, questo per studi personali, insomma, la questione del rapporto col modello da un punto di vista metrico linguistico è un tema che attraversa tutta la letteratura in prosa già dai suoi albori a da, per, Non ho capito, e, la letteratura in prosa, ma vogliamo... la letteratura in versi da ah, partire non... dai suoi albori, perdoni. <coughs> Ero rimasta colpita dall'affermazione che aveva ne riportato circa Guglielmo come un pessimo poeta, in quanto ero rimasta agli studi di Rosario Leotta, che, se non sbaglio, sia stato, è stato il primo il o l'unico addirittura ad affrontare la metrica di Guglielmo, eh, dandone comunque in sostanza un giudizio positivo, definendo il suo verso come precisamente virgiliano, con minime mh, eccezioni e differenze che risentono del gusto medievale. E. Ed, Dall'altro lato, per quanto concerne invece la, la lingua e la grammatica, eh, volevo chiederle cosa, insomma, quale fosse la sua opinione, perché la mia eh, umile era che mh, semplicemente Guglielmo si proponesse, anche vista la committenza, di realizzare un'opera che potesse essere compresa da chi gliel'avesse commissionata, pensando che comunque. Borsa fosse un condottiero prima ancora che un erudita e quindi magari incapace di comprendere una poesia che fosse più altisonante e complessa, specialmente considerando l'intenzionalità dell'opera che era quella di essere compresa dalla comunità normanna, dal regno normanno in formazione. Quindi, quale fosse una sua, eh, una sua idea anche in rapporto di rispetto, deformazione del modello sotto questi due aspetti, lingua e, gramma, e, e metrica? Grazie. Sì. Dunque, per quanto riguarda la metrica, Leotta l'aveva appunto studiata negli anni 70 e appunto ne veniva fuori un quadro secondo diciamo, la, la dicotomia creata da Cloppice cioè tra esametro virgiliano ed esametro ovidiano, cosiddetto, e aveva come dire, dimostrato che. Dei due modelli esametrici eh, Guglielmo di Puglia segue il primo, segue quello, segue quello virgiliano. Ovviamente non è la metrica di Virgilio, tanto per fare un solo esempio tecnico, eh, Virgilio usa grosso modo tra Eneide, Bucoliche e Georgiche. C'è una media di elisioni del 50%, nei gesti Roberti Viscardi non siamo neanche lontanamente a eh, tali come dire, percentuali, proprio perché l'impostazione medievale della versificazione semetrica tendenzialmente rifugge dalle elisioni. A parte, come dire, clamorose eccezioni tipo Gualtieri di Châtillon e, e altri che invece fanno, fanno in altro modo. Quindi, diciamo che eh, per quanto riguarda quel giudizio che lei citava, giustamente, che io appunto riportavo nella, nella discussione, eh, eh, non riguardava tanto stile metrica, metri, ma un giudizio di Armando Bisanti sulla, eh, come posso dire. Eh, con partecipazione dello scrittore alla materia che tratta. Cioè Arm Armando Bisanti dice che eh, eh, Guglielmo eh, è, è molto distaccato da quello che sta raccontando, non mostra come invece altri scrittori sia della Normanità eh, meridionale italiana, sia della eh, Normanità eh, set settentrionale del Ducato di Normandia, non mostra una eh, compartecipazione, come posso dire, in qualche modo emotiva all alla materia trattata. È, 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 come se la è come se la guardasse da lontano. Quindi era un giudizio non tecnico sullo stile o oppure anche sulla metrica, ma di natura tra l'estetico e l'ideologico, diciamo così. Per quanto riguarda lo stile, sono scrittori che scrivono nell'undicesimo secolo. Non, non ci sta Ovidio, non ci sta Lucano, non ci sta, non ci sta Virgilio, eccetera. Quindi eh, scrivono secondo quello che l'esametro è diventato nel secolo XI. Le faccio un esempio, ancora una volta tecnico, per tutti. Eh, nell'undicesimo secolo, anche nell'esametro ha cominciato ad affermarsi la cosiddetta rima leonina, che è una, una, come dire, un, un espediente tecnico tutto medievale, diciamo che parte proprio dal secolo XI, poi va <coughs> rinforzandosi nei secoli successivi fino alla fine grosso modo del XIII, poi gli umanisti lo, lo, lo cancellano ovviamente perché è contrario a questo gusto medievale. Però Guglielmo di Buglia non ricorre a questo, a questo espediente. Pochissime volte, ma sono più omeoteleuti che non rime, cioè in latino le desinenze quelle sono e quelle sono, us, as, cioè te le, te le, in prima declinazione, secondi, te, te le trovi continuamente davanti. Allora eh, di, diventa difficile, eh, come dire, anche sta, probabilisticamente, che eh, un X diversi non venga rimato al proprio interno, soprattutto se la rima è monosillabica e non è bisillabica, quella è. Mh, è segnale che c'è una ricerca, diciamo così, della rima. Quindi un giudizio complessivo sullo stile di Guglielmo, secondo me potrebbe essere questo, è perfettamente in linea con quello che è eh, lo stile esametrico del suo tempo. È uno che padroneggia eh, la metrica, anche la prosodia. È chiaro che ci stanno ogni tanto delle produzioni sob cesuram eh, un, po', un po' tirate, sì, ma, ma neanche tantissime. E quindi eh, perfettamente in linea su, sul modo in cui si scriveva l'esametro eh, in quell'età tenendo presenti i modelli, presenti i modelli eh, antichi. M molti Spondei, ovviamente tanti Spondei, tanti Spondei, eh, ma quello era un modo di versificare assolutamente. Come dire, plausibile nel secolo. Ovidio non avrebbe scritto così, Lucano non avrebbe scritto così, i antichi meno che mai. Ma nell'undicesimo secolo si poteva fare. Um, Andrea Lo Stumbo, Università di Roma La Sapienza. Vorrei tornare su due dei punti che lei ha citato nelle conclusioni della sua interessantissima relazione. Questa presenza del favore divino all'interno della normannitas, che un po' è un fil rouge in queste narrazioni, ma anche questa appunto forma a cipolla della genealogia di queste opere. Soprattutto, legandoci alla, a questa appunto favore divino, questa cristianizzazione che ricorre nelle opere al problema del rapporto con la Chiesa e nello specifico, se si può, delle incerte concessioni dei Vexilla-Santi Petri a Guglielmo il Conquistatore e a Ruggero II da parte di Alessandro II. C'è stato un dibattito, soprattutto da autori citati come Catherine Morton e Daniel Armstrong che sostenevano che le fonti cronachistiche del XII secolo che ne parlano di questi fatti, fossero influenzate dalla ormai esperienza della Prima Crociata. Tuttavia allora è un discorso più storico che filologico, perciò vorrei sapere ecco, se ci sono evidenze letterarie e filologiche di una derivazione al contrario, quindi che parte dalla Prima Crociata e si arriva alla conquista dell'Inghilterra, alla battaglia di Cerami e quindi alla conquista della Sicilia. Grazie. Dunque, eh, le faccio per rispondere Andrea alla sua, a questa sua domanda eh, l'esempio di Malaterra, che è quello come dire, più, eh, maggiormente coinvolto in questo tipo di problematiche all'interno della letteratura di cui stiamo parlando. Per Malaterra, è tra gli studiosi non eh, definito in maniera certa eh, il momento di stesura del testo. Sicuramente è... lui arriva fino al 1098, perché parla appunto della, di, di quella eh, la famosa apostolica legazia, cioè quella che Urbano II dà ai conti di Sicilia di investire i vescovi in Sicilia di propria iniziativa. E, ec, eccezione molto. Eh, forte in momento di riforma come, come eh, si capisce eh, facilmente ora il punto di malaterra qual è ha scritto prima o dopo la crociata perché la, eh, la fine della crociata è dell'anno dopo nel 99 ma l'inizio è sicuramente prima partono nel 96 Boemondo parte lui stesso dall'italia meridionale nel 96-97 e questo non è eh, chiarissimo peraltro All'interno del testo di Malaterra Ruggero I conquista la Sicilia. La Sicilia, contrariamente al Mezzogiorno continentale, stava in mano agli arabi, cioè musulmani. Allora molti studiosi hanno letto eh, il testo di Malaterra come una, un testo di precrociata. La, eh, la precrociata dei normanni che cacciano gli arabi dalla Sicilia e Malaterra la leggerebbe così, come una precrociata. Una sintesi potrebbe essere questa. In realtà, Malaterra è uno scrittore su questo abbastanza ambiguo: nel senso che lui nel prologo ce lo dice, me l'ha detto Ruggero I di scrivere quest'opera. E mi ha detto pure di non scrivere troppo difficile. Io potrei scrivere, dice lui, pomposo, ornato, una frase del genere. Eh, però il Gran Conte mi ha detto di andarci piano e di scrivere invece in maniera molto più semplice. E quindi ho fatto così perché così mi hanno, mi hanno detto. Quindi la committenza eh, comitale è sicura. Ma nel testo, i normanni come. Eh, difensori del cristianesimo si vedono e non si vedono sono come lei diceva giustamente più che altro difensori della chiesa ma questo è, è evidente loro da un punto di vista politico avevano bisogno dell'appoggio dei, dei papi in quel momento e quindi Ripristinare la Chiesa e i Papi avevano bisogno dei Normanni per riportare eh, la Chiesa in Sicilia, che in pratica era sparita, la, la conquista araba risaliva a, al Nono Secolo, addirittura agli inizi del Nono Secolo. Quindi riportare la Chiesa in Sicilia era un vantaggio sia per i Normanni sia per i papi, e Malaterra descrive i Normanni come filo ecclesiastici più che filo religiosi. Ecco, diciamo così. Loro fanno mo molte donazioni ai monasteri, ripristinano chiese, diocesi, eccetera, eccetera. Ma uno spirito effettivamente religioso, questo lo diceva già pure Ovidio Capitani in qualche modo molti anni fa, eh, uno spirito proprio profondamente religioso dall'opera di Malaterra non sembra emergere, come invece dice per esempio Amate di Montecassino eh, e, e, e altri. Quindi sì, io direi il eh, come dire ma la terra il problema della crociata si pone come pure Guglielmo di Puglia però per Guglielmo di Puglia quello è difficile dirlo perché con Guglielmo di Puglia diciamo Guglielmo di Puglia eh, i, i normanni combattono contro, contro altri cristiani siano essi longobardi siano essi i bizantini quindi quella percezione del, della guerra santa chiamiamola per capirci eh, molto meno c'è molto meno c'è è, è molto forte invece Malaterra però Malaterra la tiene un po come a bada in qualche modo ecco questo so se ho risposto a quello che lei mi chiedeva Benissimo. grazie uh, Edoardo per questa risposta c'è un'altra sempre verbale. io sì, ho un'altra domanda anche per lei uh, per presentarmi sono Bimberbard dell'Università di Ghent in Belgio Um, grazie per questo, questa visione panoramica della historiografia romana che mi sembra molto bene di averla una volta in modo molto specifico e chiaro ho uh, una domanda perché voglio fare legame con quella, quella prima lezione di, uh, di Elisabeth perché certo i normanni quando sono entrati in Inghilterra avevano trovato questa cultura multilinguale e anche un'altra, una, una, veramente anche una tradizione letteraria inglese Certo, i romani nell'Italia del Sud hanno trovato delle forti tradizioni letterarie, greco, arabo, forse ebraico pure, allora c'è una grande tradizione lì. Um, per me la, la domanda è sempre stata: in Terra era ancora, ancora peggio, certo, era ancora più di, 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 di varietà. Um, per me la grande domanda è sempre stata che, mentre in Inghilterra si trova che veramente questa confrontazione da, tra diverse tradizioni, diviene veramente una un, un scuola di sperimentazione. Le, si vede che si stanno esplodendo le cose, le, pro, le prove nuove di fare qualcosa nella letteratura, nel stile e di tutto. In Italia, soprattutto in Italia meridionale, c'è l'impressione che si rimane in una scuola abbastanza tradizionale, antica, mm -hmm. eh, anche gli, gli influssi moderni che si vede dal dialettico nel, nella Francia e nella Germania, non si trova, non si trova nessuna, nessun traccia di questo. È una cosa forse che è semplicemente che è, eh, ignorato dai, dai scolastici o cosa lei, sa qualco, lei, lei può dire qualcosa su questo? Eh. Provo diciamo, a dare una, una risposta a questa domanda che, come lei diceva, è, 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 è complessa. Certo, in Italia la tradizione che trovano i normanni è completamente diversa da quella dell'Inghilterra, eh, linguisticamente e letterariamente. Eh, se Guglielmo di Buglia è effettivamente un, un franco o un normanno addirittura noi, diciamo, è, è discusso questo. Poi Malaterra che sicuramente era francese, non sappiamo se è normanno, ma comunque era francese. Uh, Ugo Falcando, secondo me, è, fra, era francese pure lui. Noi abbiamo in età normanna tolti i grandi monasteri che scrivevano le loro cronache a prescindere, scrittori. Parlo di storiografi evidentemente, scrittori soprattutto stranieri, soprattutto appunto di origine, di origine francese. E Malaterra scrive un prosimetro. Perché scrive un prosimetro Malaterra? Per Dudone. C secondo me è quello. Allora, l'idea è quella di traslare, come dire, quella tradizione quella tradizione storiografica nata in Normandia sì. eh, in Italia meridionale l lo farà poi con la Terra Santa, io l'ho citato ehm, a un certo punto, Rodolfo di Con che scrive un prosimetro su un principe, un una monografia anche quella ad personam su eh, Tancredi d'Altavilla che diventa per un piccolo periodo principe di Antiochia. Quindi diciamo io ci vedo proprio un fil rouge di eh, tradizione da Dudone a Malaterra a eh, eh, Rodolfo di Con, anche senza che Malaterra sicuramente ha letto Dudone, Rodolfo di Con certamente ha letto Dudone, ma eh, Rodolfo di Con non ha letto Malaterra, sicuro, e quindi la matrice è sempre quella dudoniana, io credo. Er Guglielmo di Puglia, se era effettivamente francese, fa la scelta di un poema stichico, cioè tutto in esametri, e che, che è quella, diciamo così come lei diceva giustamente è, è quella della tradizione classica. E infatti lui nel, nel prologo chiama Virgilio in mezzo: parla di Virgilio. Fa la biografia di Roberto Il Guiscardo e Lui dice: Io sono Virgilio: e il Papa è, è come, il Duca è Mecenate e il Papa è Ottaviano. Questa è la sua idea diciamo, di cosa. Quindi è chiaro che c'è questa uh, sovrapposizione, ecco, non fusione e sviluppo, ma c'è questa sovrapposizione, diciamo esportazione esatto. del modello Dudoniano. Mm. Non so se, se diciamo, ho, ho risposto alla sua domanda. Grazie. Grazie Edoardo, per quel che conta, sono d'accordissimo con quello che dici e mi chiedo anzi se questo processo non possa, essere, non possa coinvolgere anche le arti, la, 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 la geografia, le cattedrali dei normanni, eh, cioè che se sia un processo di, fra virgolette, molte virgolette, di colonizzazione complessivo non solo. Letterario. Sì, eh. Io non ne capisco. Sì, eh, dico solo una, una cosa sola: ecco, stanno esperti ben più, ben più uh, come dire, ferrati di me su questo. Io mi ricordo solo un particolare. Nel duomo di Brindisi a terra stanno dei mosaici e alcuni riportano stralci di, di uh, Arturiani. Sì, a, Otranto. Cioè, a, Otranto. a Otranto, scusami. Sì. 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 Hanno tentato la colonizzazione, in realtà erano numericamente molto pochi, mm. però, da un punto di vista diciamo, culturale, eh, eh, vengono qua ben, fer ben ferrati. Mm. Diciamo. Anche di fronte alle scuole italiane che erano buone, soprattutto quelle dei grandi monasteri, Monte Cassino, sì. quelli in, in Basilicata dei Normanni stessi, in, in Sicilia no, perché la Sicilia era stata in mano agli arabi. Sì. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Eh, scusa grazie. Francesco, sì. eh, volevo solo aggiungere sì, che a quello che dite si verifica anche nel campo della liturgia e eh, della musica, eh. cioè l'importazione proprio di, di modelli... montagne di orazioni, di modelli notazionali, di, modelli, di eh, testi liturgici. A, a Messina si stampa il Messale normanno. Già, già, sì, è vero. Giusto. grazie. Eh, se non ci sono altre questioni, chiedo scusa a Roberto ma ne aggiungo una io, eh, per, per Edoardo, eh, una, una è solo una richiesta di informazione, una conferma, l'altra è una questione un po' più culturale, cioè la, la firma del Carmen de Asting-Proelio è eh, l'Anfranco Vido. Cioè, Lanfranco è il destinatario, perché può essere solo così, altrimenti Guido dovrebbe sì, essere al sì, dativo. Sì, 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 Quindi, Guido sì, è l'autore con certezza. Cioè. Grazie. E invece, la domanda un po' più generale, che può anche coinvolgere El Elisabeth, è eh, se si può parlare così spesso di propaganda per poemi che hanno avuto una trasmissione manoscritta minima tipo di ruolo propagandistico poteva avere un poema che era stato letto alla corte per qualche ora e poi era scomparso dalla circolazione. La mia domanda è di fondo. Non rischiamo noi studiosi di sovrainterpretare, uh, over-evaluate the propagandistic uh, function of these uh, uh, poems? So, do you mean For of the... Do you mean of the Scaldic verse? So the no, oral, the, or, or even the, the encomium Emma, yeah, yeah. Emma, and so uh. But they could be, I mean, they're not read just once yeah. and forgotten, yeah. I think. Yeah, but, but the, the great majority of these poems are, or writings are few, uh, transcribed. So, yeah, so the encomium, there's <laughs> one. but the interesting thing about the encomium is it's written at the very end of the first version. Mm -hmm. It assumes that Emma is ruling, co ruling in a trinity with Harthacnut and yeah. Edward. Yeah. But Harthacnut dies, <laughs> <laughs> and they quickly rewrite the ending yeah. to have Emma ruling with Edward. Mm. Um, so I think you know, it mattered Up to, to change <laughs> yeah, it. It mattered to change it. And that version was only recovered. Um, I think in 2012, and that manuscript is in Copenhagen, mm -hmm. um, that lets us see, actually, it, it mattered. And whoever wrote the Vita Edwardi had read the encomium. Yeah. Um, and, and the Anglo-Saxon chronicle after the encomium and before the Vita Edwardi becomes more prosymmetrical as well. So... <coughs> Per i, per i poemi normanni eh, dunque allora interiace. sì io un caso conosco preciso e erano opere destinate soprattutto alla lettura pubblica più che a una diffusione mm. cioè che uno il leggeva il libro a casa mm. e eh, quando Malaterra dice in una delle due lettere che abbiamo mm. detto dice eh, quando fu letto il mio eh, quando Vennero a sapere delle cose che avevo scritto alla Corte, molti cominciarono a, a parlare male di me, che mi ero dimenticato questo, che avevo sbagliato questo tale personaggio, non mi ricordavo quella data, e lui si giustifica dicendo: eh, Ma io ho ascoltato i relatori, ho appuntato e poi ho scritto. Ma come fanno? Mi chiedo, e diciamo credo che la risposta sia una sola. Come potevano molte persone lamentarsi se eh, non avevano tutti insieme sentito una lettura? Che avevano un libro per ciascuno? È mm. impossibile, impossibile. Mm. è impossibile. Mm. E quindi sicuramente c'era stata una lettura pubblica a corte, dove evidentemente mm. capivano il latino, tant'è che il Gran Conte dice a Malaterra non scrivere è troppo difficile, perché qua devono capire un po' tutti, diciamo tutti quelli che capivano un mm. po' di latino evidentemente e quindi ehm, e, e anche per Dudone eh, Paul l'ha dimostrato e erano libri eh, utilizzati per una lettura pubblica quindi non servivano mm. troppi manoscritti e poi non dovevano andare nelle case private doveva leggere chi doveva leggere mm. non, non, non erano libri da vendere mm. insomma ecco questo mm. credo che sia così mm. Bene, grazie. Can, Quindi una Can I add a point? Yes. Okay, I think no. the court context, no. context really matters. So it is propaganda in a small circle. Okay. So that es small circle. That's what I mean. Grazie. Altre questioni O eh, commenti. Allora, se non ci sono interventi, proporrei di <coughs> verificare il sottogenere a cipolla di cui ha parlato il professor D'Angelo al ristorante. E ci vediamo nel pomeriggio alle 15.30. Grazie a tutti e ai relatori soprattutto.